Circa 2 ore di disagi e traffico aggiuntivo stamani in pieno centro a Salerno. L'accidentale rottura di un tubo d'adduzione della rete idrica ha paralizzato Via dei Principati, una delle principali arterie cittadine. Stamattina una delle imprese che sta lavorando alla costruzione della rete in fibra ottica per conto di Open Fiber ha inavvertitamente rotto un tubo della rete idrica con inevitabile fuoriuscita d'acqua che ha causato prima curiosità e poi qualche coda di troppo nella già trafficata Via dei Principati, anche per via del restringimento già previsto peraltro per il cantiere mobile. L'azienda ha provveduto subito ad informare la società proprietaria della condotta per il ripristino del danno, risolto comunque in mattinata. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, Open Fiber, che si sta occupando dell'installazione della rete a banda ultralarga in fibra ottica in città, attraverso una nota si è immediatamente scusata in primo luogo con i cittadini per aver causato il disservizio, seppur breve e senza particolari conseguenze per gli utenti, si legge, assicurando altresì il costante controllo delle ditte impegnate a Salerno nel suo progetto di innovazione tecnologica. L'azienda del resto sta realizzando in città un'infrastruttura interamente in fibra ottica in modalità ultraveloce e proprio nei giorni scorsi, nel pieno rispetto del cronoprogramma, ha raggiunto le 44.000 unità immobiliari inizialmente pianificate grazie all'investimento di circa 15 milioni di euro interamente a carico della stessa.